tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono baluccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio extra della nostra 100 baby challenge allora ragazzi finalmente siamo qui con Alexis e Margot perché le nostre si sono trasferite in questo appartamentino che ora vi mostro ragazzi che Dire che mi fa una tristezza infinita è dire poco, però vabbè. Qui c'è un piccolissimo divanetto, la tristezza. Vabbè. E qua tavolino, cucina, eh, semplice, semplice. Neanche ehm, un computer, poveretta. Un'altra libreria che ce, ne fanno, che ce ne fanno di due librerie, non lo so. Stanza vuota e un'altra camera da letto con bagno. Ma in pratica l'unico bagno è questo, ragazzi. Che bello allora, dicevo, sì, e quindi questa è la loro casa. In realtà potevo mettere il bagno qui effettivamente. Eh? Però vabbè, insomma, avete capito, e... e le nostre. Insomma, io volevo. Ragazze, potreste accomodarvi, almeno entrare in casa vostra, sapete? Cioè, casa vostra, insomma, vai qui, vai qui. Forza, sistematevi. Oh, arriva una e arriverà anche l'altra forza. Perché mentre la nostra è nativa della città, quindi, presentate a un nuovo sim in tre quartieri diversi della città, da una chiave dell'appartamento a un amico, ordina tre volte chioschi di cibo, vabbè. Eh, l'altra, ragazzi vi ricordo è una curatrice. Quindi direi che possiamo iniziare a trovare una carriera entrambe. Allora, attiva, ordinata, snob. Ma ordinate snob! Mm, io la vedo una che va tipo in giro. Secondo me potrebbe essere, ragazzi. Sì, secondo me, aspettate. Potrebbe essere Alexis tesoro. Iniziamo con te. Eh, sarà facile come bere una tazza di caffè. Certo tesoro. Ovvio, non te ne bere una tazza, una tazzina, perché una tazza insomma è pare esagerato. Ce la vedo, ragazzi, andare un po' in giro um, come critico d'arte un giorno. Quindi tutti hanno un'opinione, ma non tutti sono pagati per averla. I sim che ritengono di avere una superiore capacità di giudizio possono tentare la carriera di critico. Che si tratti di cibo o di arti, il tuo sim avrà qualcosa da dire e gli altri staranno ad ascoltare. Tramite della carriera di critico d'arte, che è quello che vorrei appunto scegliere per lei, e critico gastronomico. 34 simole all'ora dalle 10 alle 17, cara. Ecco, il festival termina fra un'ora, che bello Raggiunge il livello 3, ok L Raggiunge il livello 3 di scrittura Ecco, appunto, il PC, ole ole 1169 simole, non ce la possiamo fare Sale di livello in scrittura Ok, questa è una L'altra invece Vi ricordo i tratti Creativa, testa calda, ambiziosa Perché no, ragazzi? Ma se le nostre fossero entrambe Dei critici? O forse una pittrice, un critico? Lei potrebbe piazzare, ragazzi, i quadri di sua sorella, no? Alexis che piazza i quadri di Margoggia, ce le vedo. Sì, sì, mi ispira questa cosa, mi ispira molto. Allora, pittrice Crea il tuo mondo con poche pennellate Ritagliati un posto nel mondo dell'arte Con capolavori iperrealistici O d'opera astratte dalla bellezza sconcertante Rami della carriera maestra del vero e, me e mecenate Vabbè, 26 simole all'ora Dalle 9 alle 17 Direi che si può fare Non hai neanche un cavalletto Quindi tu dovresti raggiungere il livello 4 di pittura eh, E creare dei dipinti Non so come Però a questo punto Che ore sono? È eh, l'una e mezza Luna e mezza. E il festival sta già per terminare. Mm, qua non c'è niente che oddio forse. Volete partecipare alla sfida ragazze? Dai. Tenta la sfida. Perché no ragazze? Potrebbe essere interessante vederle. Alla presa, alla prova, cioè a mettersi alla prova comunque con questa sfida qui. Vai tesoro! Tocca anche a te. Inoltre, guardate un po' chi c'è, vostra sorella Noemi. Direi che a questo punto, per come dire, lavorare un po'... Ecco, sembra che Alexis non si sia abituata a mangiare cibo, neanche Margot. Margot ha fallito la sfida, che bello. Eh, Dai una chiave dell'appartamento a un amico. Potresti venire qui tesoro? E abbracciare affettuosamente tua sorella, per esempio. E magari dirle, sai tesoro, vuoi la chiave del nostro appartamento? La dirà, no, non me ne frega un pelo", però... Dettagli, ragazzi, giusto? Allora... Ah, discuti quella della teoria del colore, perché fra, fra artiste... Giustamente? Ecco, pure Alexis ha fallito, che bello. Nessuna delle due eh, mi dà mai gioie. Bene, mi fa piacere. Okay. E magari... Oh, Guarda chi c'è, fermi. Sharon, ragazzi, quanto tempo! Guardate l'impronta del viso. Cioè, secondo me si somigliano molto. Allora, fai una presentazione amichevole perché, per assurdo, non conosci tua sorella. Eh. Uh -huh. Sai, non voglio perdere tempo a prendere mosche. Insomma, sei mia sorella, no? Uh -huh. Come ti va la carriera? Sai, noi ci siamo trasferiti da poco mh, qui in zona, ma non abbiamo un'auto di lusso. Neanche lei, tesoro, non ce l'ha nessuno. Oh, Sharon è autrice di Esca presto, senti. TV. Quindi... E avete le finanze per potervi mantenere da sole? Eh? Guarda che la musica cambierà presto. Vi consiglio di risparmiare da sorella maggiore. E lei, beh, sappiamo di non vivere in una casa delle bambole, anzi sei una mezza topaia, però... Grazie per il consiglio. Bene, effetti sì, grazie mille. Il comitato di benvenuto che poi è composto dalla famiglia. Quindi invita i vicini a entrare assolutamente, tesoro. Sì, dopo sta cantata, mi raccomando. Caro signor Bida, non si preoccupi perché la facciamo la differenziata Piuttosto lei pensi di abbassare la musica, capito? Eh? Sì, ma tesoro Oh mio Dio, hai litigato con tuo fratello Perché lo guardi così? Ragazzi, qua prevedo guai in questa famiglia, eh, ve lo dico uh, prevedo... Guardate colpa, povero ma... Prego, accomodatevi siete benvenuti in casa nostra eh, Ce la fanno a sedersi tesoro Avete due sedie in croce Vabbè Tua sorella intanto potrebbe Resuscitare E farsi una doccia Perché poi ci attendono Degli obiettivi insomma no? Oh Prendi un pezzo Che meraviglia Quando avrai terminato anche tu Oppure tu prendi un pezzo Oh allora direi Che, che è che è qua? Se hai fame, va bene, non preoccuparti. Uh, dovresti venire qui e ma come saluta il nuovo vicino? Spero che la torta e la frutta ti piaccia, la ricetta di famiglia. Oh, ma che carino! Fai la presentazione garbata. Vedi ti avevo detto di prendere l'ombrello e che pioveva? Non mi dai mai ascolto. Eh? Avresti dovuto prendere l'auto, tesoro, invece che andare a piedi. Tesoro, ma non ci sono le auto. Ah, oh, sento che mi sono beccato l'influenza Eh, lo so Gira tanto, caro, che devi farci L'altra volta a me, oggi a te Quindi ognuno la sua so croce Allora Ecco, va, presentati, tesoro Siete stati molto gentili a passare Beh, dopo che avete preso un aereo per trasferirvi qui Mi sembrava il minimo, no? Eh, certo, il minimo, tesoro Peccato che non abbiamo sedie Oh, lo apprezzo tanto e anche la mamma farà tanto piacere sapere che siete passati Beh, qui fa più freddo di Newcrest Beh, non abbiamo perso tempo a prendere mosche, sa? Il vicinato è sempre molto attivo, non vorrei scoppiarsi una guerra nel condominio Ma che sei, l'amministratore? Ma fatti gli affari tuoi Ehm, già, beh, convivere in un appartamento non è proprio un videogioco, eh? Già, è l'importante è buttare l'immondizia nella differenziata. Perché se no sono multe su multe e Simolion su simoleon. Ma caro, veramente. Boh, vabbè. Eh, ecco qua, questa le fa schifo. Cosa ho appena mangiato? Eh, sapessi, tesoro mio, non te lo volevo dire, ma vabbè. Eh, no, vieni qui. Fai una prese... Ma fai una presentazione divertente con tuo fratello, dai. E anche con quello che. Eh, no, è il compagno praticamente di, di tua sorella. Eh? Non ci siamo mai incontrati? Però si vede proprio che siamo fratelli. Sì, guardate l'espressione triste. Fermi tutti. Prova del 9, espressione triste, guardate. Lo stampo da espressione triste è quello, ragazzi, poi, eh? È quello. Sì, sì. Quindi si vede proprio che siete fratelli, hai ragione. Allora, mh, il signore ha fissato con l'immondizia, sbaglio? Beh, Bessa, in quanto amministratore, ti sei autoproclamato amministratore Tesoro avevo detto che dovevi, come dire, metterti in carica per quel posto Certo, così poi ero sessionato pure io dall'immondizia, diglielo un po' a tua sorella E eh, certo, vabbè, ok, abbiamo capito um, E invece no, non si è candidato quindi ho vinto io, eh? Hanno votato con lo smartphone, una cosa seria, beh certo ma se lei è sempre impegnata a fare fichi fichi con sua moglie ovunque Sfornate 500 figli al giorno Bene, ok tesoro, potremmo evitare di parlare di queste cose Eh? Comunque, uscirà presto il sole Ripeto, non voglio far scoprire una guerra di condominio Quindi mi raccomando, eh? Quando si gioca con i videogiochi, volume basso la sera Mamma mia, quel tizio è proprio un lama, ha rotto proprio le pere Eh, lo so Tesoro, lo so il signor B dà ha ragione. Per favore, volete parlare piano che sto guardando. Eh, il film? Eh? Chiuderemo piano anche i cassettoni. Certo, mi raccomando la differenziata che questo è fissato. Perché poi ha paura che si formino delle mosche. E delle multe, ripeto, si mollion, si mollion. Eh, va bene, abbiamo capito. Sì, sì, sarò particolarmente attenta. Ecco, bravo, vattene. Mamma mia, ma questo è proprio fissato con l'immondizia, eh? Eh beh, certo, è un lama. <ride> di cosa ti. Ecco, eh, lady che ti sorprendi? E eh, certo, va bene. Comunque... Eh, cara, sei sconvolta da questa torta, eh, lo capisco, però... Vieni qui, guarda, guarda il film attuale, cerca di riprenderti un attimo. E anche tu, patata, guarda il film attuale. Certo, potevamo, no? Eh, avere uno stuzzichino mentre guardavamo il film? Eh, io ho portato la torta alla frutta, potevate portare qualcosa anche voi, pulciari, eh, giustamente, eh. ragazzi, Kabir ha portato qualcosa, eh, ma... Questo film è davvero fantastico. Sì, vabbè, ora allora non è che devi gridarle 4.20 che non ho portato niente da mangiare, mamma mia, non fare così, Kabir. Va bene, ok, abbiamo capito, ragazzi, ma... dentro sto condominio, ma che è? Comunque, non sono bravo, non ho ricette di famiglia io Mia madre non è che passasse tanto tempo al pc a condividere ricette Comunque sto filmando a noia, mi sta venendo sonno Idea, dovrei aprire un blog di ricette Ecco, eh, sì, va bene, ok <ride> Come no Io penso che dovresti traslocare da qui Oh, su, via Non esploderà mica il palazzo se inizio a cucinare Guarda, basta che non rovini la mia arte Hai capito? Ma non potrei rovinare in nessun modo. E poi è talmente noiosa che ti viene voglia di metterti a letto e dormire, capisci? Eh, eh? Eh, serve un po' di musica per eh, ravvivare l'ambiente quando guardo i, i tuoi quadri. Sai dove dovresti andare? Su un razzo a quel... Vabbè, abbiamo capito. Eh, ragazzi, basta, vi prego. Quando... <ride> Direi che a questo punto, cari eh, ragazzuoli, visto che qua la famiglia, insomma, come al solito è un po' bizzarra.. Per non dire altro, cara, vieni qui di ripulisci. Direi che le nostre salutano i loro vicini. Ma come? Ma fai una presentazione garbata, ma è tuo fratello. Ragazzi, io non ho parole. Poi ringrazia per la presenza. Questo è a disagio. Ora scoppiare una guerra solo perché ho criticato la tua arte. Va bene, ok, ragazzi, lasciamo perdere. E Mettiamo sto schifo perché uh, per... Uh, almeno per Margot è uno schifo. In frigo. E direi che noi, ragazzi, ce ne andiamo fuori da qui perché è questa è una gabbia di pazzi. Eh, per occuparci un po' dell'aspirazione dell e del lavoro delle nostre ragazzuole, ragazzi! Siamo sempre a San Mascio nel quartiere delle arti. Perché le nostre devono iniziare a darsi un po' da fare quindi dipinto classico medio. Ma come avete fatto ad avere tutti questi soldi? Boh, vabbè, ragazzi, non ho parole. Eh, perché sì, qua bisogna iniziare a lavorare, a darsi da fare. Ecco, eh, casa dipinti appena iniziato, bisogna raggiungere un altro punticino di pittura, tesoro, quindi datti da fare. Mm, salve, lei chi è? Ma non ha un po' freddo conciata così? No, eh? Vabbè. Mentre io ho aggiunto invece qua un paio di computer in modo tale che le nostre potranno venire qui a scrivere, e a dipingere, perché sì, mi piacerebbe con loro ragazzi. Uh, non farli proprio avere una vita semplice, più che altro perché, non lo so, così hanno anche la scusa per girare un po', non stare sempre in casa, perché altrimenti ragazzi, obiettivamente, i loro lavori, forse tranne quello di Alexis, che in quanto critico magari deve andare un po' più in giro, però, lei passerebbe, Margot passerebbe tutto il tempo in casa a dipingere, lei anche molto tempo magari a scrivere al computer, quindi per rendere la cosa un po' meno noiosa, ho pensato di mettere questi computer qui. Vediamo un po' chi c'è in giro? Ma chi è lei, scusi? Salvatore Longo, uno dei papà, ragazzi! Si è dato all'arte? No, aspettate un attimo, perché io non mi ricordo assolutamente il Longo. Non ho il quaderno qui a portata di mano, ragazzi, scusatemi. Ma non mi ricordo Di chi è figlio? Aspettate perché. Lui, vero? Sì, del nostro met, del nostro vampiro. Quindi sì, si è dato all'arte. Ok, va bene, è un tipo creativo. Quindi, oh, oh, bene, 43%. Poi potresti, una volta finito, ordinare qualcosa da mangiare. Da un altro papino, perché Nicola è un altro papino, ragazzi, ovviamente. E il nostro, un domani, perché no? Potrebbe esporre anche lei le sue opere, ragazzi. Sarebbe bello da vedere. Uh, il lungo qua ancora insisto oppure ha rinunciato. Ma bambina che vuoi scusami? Chiacchiera con Billy va bene tesoro... Mm sì. <ride> bene, sono discorsi interessanti, dai questa immondizia. Beh questo posto non è molto pulito. Eh? Peccato che non ha freno del buon cibo tesoro, c'è il chiasco di fuori. Beh, in effetti mangiare al chiosco quando piove non è molto comodo. Ma non dovrebbe fare i compiti sta bimba? Eh, lo so tesoro mio, a volte le bimbe si prendono molta confidenza. Allora, come sta andando piuttosto? Facci sognare, mamma mia, ancora neanche il livello 2. E devi arrivare al livello 3, quindi complimenti tesoro, ce ne vuole di strada. Bene, mi fa tanto piacere per te. Oh, questo dipinto già va decisamente meglio, ragazzi. Io velocizzo perché... Se no stiamo qua praticamente tutto il giorno. Eh, come stai, te cara? Ti manca pochissimo. Dai, um, quindi metti nell'inventario. Oh, livello 2, perfetto. Dipinto classico. Faccio un altro dipinto perché questo noi lo vendiamo. Eh, dai, vedi, stai già dando una mano a... Come dire, l'economia di famiglia. No, fermi tutti, ragazzi. Fe, fe, fe. fe. Ho saputo la con Coltanel, è piuttosto in gamba. Livello 4 raggiunto, ragazzi. Quindi, senti, io sono. Come ti chiami tu? Catrina Caliente. Potresti toglierti e andare a mangiare del cibo spazzatura invece di stare in mezzo? Senti, eh, non è mica ora di cena. Ora non vorrei fare una guerra, non mi interessa chi sei. Mamma mia, guardate che sguardo carico d'odio. Ma che è? Uh, non lo so ragazzi, in questa puntata uh, tutti stanno sul piede di guerra Eh, sta proprio sul piede di guerra, bella, mi ci hai trovato Capito? Potete cre creare un cassettone solo per tirartelo in faccia, quindi smamma Ok, va bene, cara Sei stata molto convincente Uh, sta chiamando la mamma, fermi Charlotte Arnett sta chiamando, perché chiacchierare Vuoi rispondere? Certo, devi rispondere a tua madre, tesoro Rispondi Che vorrà sapere Vi siete sistemate? Oh mamma, ti prego Ora non iniziamo con questa sinfonia, eh ti ho mandato dei messaggi. Sì, stiamo bene, tutto a posto. Eh? Ora scusami, ma stavo lavorando, capisci? Abbiamo trovato, sì, entrambi un lavoro, certo. Stai tranquilla. Eh? No, no, non faremo subito figli. Non ti preoccupare. Beh, giustamente lei dice voi che potete non procreare nell'immediato. Non fatelo. Ecco, giustamente. Allora dunque, metti nell'inventario, cara, e vendi anche questo. Charlotte ha diffuso delle pettegolezze piccanti su Leo Ma perché? Vabbè Non lo so, ragazzi Io veramente non ho parole Allora, adesso vieni qui e prova a contrattare Vai, contratta È uno dei papini, magari Sai, io sono la figlia Una, una delle tante, eh Guarda, non mi interessa, eh Anche perché tua madre è stata veramente pessima Quindi prezzo pieno Ok, va bene, cappero Allora, dunque Direi che potresti mangiare un hamburger Va bene, allora prendo un hamburger, ok? Ecco, brava tesoro, prendi un hamburger. Anche perché noi qua abbiamo come obiettivo eh, ordina tre volte ai, ai chioschi di cibo, quindi questa è la prima. Tesoro, però siediti, dai, non mangi in piedi come i cavalli, siediti. E ti devi presentare, anzi, fai una cosa, non ti sedere perché ti devi presentare. Presentazione amichevole, dai. Sai, tra artisti. Senta, non per essere un disco rotto o risultarle antipatica, ma si vende qualcosa qua, eh? Oppure è tempo perso? Beh, però dai, sono carini proprio. Certo, questo tesoro mio colpero. Però, sono molto carini, eh? Ma guarda, ragazza mia, l'idea di darsi allo sport non è male. Vedi, non sempre riesco a vendere qualcosa e a volte è così frustrante. Però se ti apri magari un sito internet forse potresti riuscire a fare qualcosa. Ma sai che non è una bidonata la sua idea, eh? Beh no che non lo è, dovevo pensarci prima per me però. Bene, sì, allora appena avrò un computer per le mani aprireò il mio sito internet. Bene, ok, e mi raccomando, va molto di moda dipingere dolcetti, eh? Nature morte tipo cibo, sai queste cose qua. E eh, Quindi ti consiglio di puntare su quel genere. Ora vuoi comprare qualcosa? Ma non ci pensiamo proprio, caro. Non esiste. Tesoro, siediti, ti prego, siediti. Tua sorella qua ha finito? Forza, tesoro. Lo so che non è semplice, ma sento che tu puoi farcela. Puoi arrivare a livello 3 di scrittura, così poi mangi qualcosa. Intanto la nostra. Dovrebbero ordinare tre volte. Sai cosa stavo pensando, tesoro? Che tu potresti ordinare per tua sorella? Magari un hot dog. Senta, potrei avere anche un hot dog eh, complimenti. Ha uno stomaco davvero d'acciaio. Sì, va bene, ok, vai. No, tesoro, non lo devi mangiare. Non lo, non lo devi mangiare. Questo l'hai preso per tua sorella, ricordi? Dov'è? Ma dove hai messo il piatto, Ragazzi? Cioè, praticamente 11 simole ho buttati, brava. Complimenti, sei davvero un genio del male. Allora, no. Uh, però devi ordinare tu ai chioschi. Tesoro, non mollare. Non mollare perché puoi farcela, forza. Uh, deve prima sbloccare la sua indole da scrittrice. Cerca qualcosa di divertente da fare per un po'. Ok, allora, gioca una partita nel frattempo. Così passi, insomma. Ehm... Senti, cara, ordina del cibo a questo punto Prova con un altro dog E stavolta, magari, non lo so, ti farò sedere al tavolo Così lo lasci lì, magari Ecco, siediti, va Non abbuffarti, tesoro Devi sederti Ti sei già pappata mezzo dog, eh Però, vabbè, dettagli Ora ti pappi pure l'altro mezzo Basta, lascia stare, su Sì, c'è poco da ridere qua Allora, dunque... Cos'altro dobbiamo fare? Presentarci a un nuovo sim Ci manca un ultimo sim ragazzi Quindi direi che a questo punto Sicuramente in tre quartieri diversi Quindi anche se dovessimo presentarci con lei Però perché no? Presentiamoci Presentazione amichevole Sembra una simmina simpatica Vai a presentarti E poi vai in bagno perché Cara aspettiamo te eh Mi raccomando Quindi per favore Ora che ti sei un po' ripresa Ah, uh, no, non puoi proprio farlo più. E allora intanto datti da fare e vieni a mangiare, poi dopo concluderai. Tua sorella, prima che qualcuno viene, se lo frega. Vieni a mangiare lo dog, cara. Perché qui è un attimo che spariscono i piatti, eh, ragazzi? Un attimo proprio. Quindi controlliamo, proprio come falchi. Il piatto. Tesoro, stai arrivando? Ecco, ok, dove stai andando? Non, non per farmi gli affari tuoi, ma qua giù, perfetto, perché non ti piaceva lì. Va bene, ok ragazzi, ognuno ha i suoi gusti. Forza, su. Ma questo è 200 banchetti, scusi, ma sta anche qua, vabbè, non ho parole. Uh, sì, potresti... Uh, uh, uh. uh ragazzi, che carina questa simmina. Vieni a presentarti a Yasmin, dai. Vieni, vieni qui, vieni qui. Mentre tu, tesoro, dovresti darti una mossa. Perché, sai, um, vai in bagno. Salve, spero non stia anche lei sul piede di guerra. Oh, ma c'è vostra sorella. Che bello, tesoro. Perché non la chiami da te? Chiama da te, dai. Sanno, mi fanno tenere il mio cagnolino in appartamento. Sono veramente abbattuta. Eh, si vede che è un amante dei cani. Tesoro, vieni qui, sai, il mio amministratore è veramente un lama. Comunque lei è un artista, giusto? Beh, sì. Sai, la vita non è un videogioco e non, non è sempre semplice. Ma perché, tesoro, sei col plumbob girato? Che è successo? Abbracciala affettuosamente. Tesoro, che hai fatto? Ti sei trasferita anche tu. Oh, lo sappiamo che non veniamo... Cioè, beh, non so da te in questo episodio, ma ti assicuro che fra un paio di episodi verremo anche a, anche a trovarti, dai. Non fare così, fai una conversazione profonda. Rallegrala, ovviamente. Ragazzi, qua ci sono più Turner che altri sim. Eh, ve lo dico. Cerchiamo di capire cosa cappero è successo, eh, ragazzi, cioè, qualcosa è successo. Discudi dell'umore di disagio. Ora, anche tu mi stai creando un disagio, tesoro. Blocco dello scrittore per altri 40 minuti. Va bene, ok. Vieni qui. E direi che puoi discutere degli interessi con tua sorella. E magari perché no, presentati anche tu, a Yasmin. Cosa ordini, tesoro? Ah, sei venuto a mangiare fuori anche tu. Bene, ok, Salim, ragazzi. Ve l'ho detto più turner che altri, eh? Siediti qui, tesoro, dai. Mamma mia, ma è il caso di mangiare cibo piccante? Falli un complimento sincero. Discuti degli interessi. Oh, fa delle facce buffe. Insomma, cerchiamo di risollevare l'umore di staporati. Fermi, che cacchio fa lei? Che ha visto? Un fantasma. Ma no, vabbè, ragazzi, io sono senza parole. Perché? Fermi perché questo è un momento che va immortalato. Lo so. Ma noi dobbiamo immortalarlo. E guardate, noi, <ride> non come se lo guarda. Dio mio. Del tipo, ma quella è vero? eh? è un pazzo? si sì, tesoro lo è eh, c'è papino tesoro? ah ma sei venuto a cena con papà allora? oh tieniti libera cara perché il primo figlio maschio ti sistemo eh non preoccuparti anzi dovremmo proprio come dire ragazzi tenercela stretta perché a questo punto e discuti dell'umore di disagio Ma tutti a disagio state qua No, dire della sua giornata Cerca di scoprire un pochino Entusiasmati per la torta e la frutta Solo tu tesoro, eh vabbè però dettagli Cerca di capire se ha un lavoro Chiedi della carriera, dai Oh Insieme con la famiglia si sta molto meglio Chiedile della carriera, ma tanto è disoccupata È una madre casalinga eh, allora sei sposata tesoro? Ma sei sposata davvero? Senti, puoi chiederle se è single? Senza secondi fini, giusto per capire. Chiedi se è single, ti prego, sono curiosa. No, non vogliamo avere secondi fini, solo saperlo, vabbè, chi se ne importa? Vorrei, vorrei, vorrei. Ecco ragazzi, visto che... Sì, vabbè, il, per aver usato il... Il bagno pubblico, sempre una tragedia. Sti bagni pubblici, ragazzi. Vorrei effettivamente andare qua a finire di scrivere, tesoro. Quindi eserciti a scrivere ancora un po'. Mentre la nostra è qui con la sorellona. Ah, meglio sorellina, perché è più piccola. Salve, ma lei con questo look da cazzotto in un occhio, eh? Dove l'hanno presa? Dal museo degli orrori, proprio. Complimenti, complimenti. Ragazzi, li fanno uscire, eh, l'ora d'aria. Allora, dunque. Sai, i soldi mi preoccupano. Oh, caliamo la maschera. La mamma è piena di soldi in questo momento, quindi se avessimo davvero bisogno ci aiuterebbe. Ma tu non hai paura, insomma, sai, di fallire nella carriera. La nostra sorella si sta impegnando così tanto. Non voglio far scoppiare una guerra o essere negativa. Però non dovremmo andare a casa a lavorare anche noi. Dovresti andare a casa a dormire perché ti vedo già stanca. Ecco, in effetti tu vai, tesoro. Perché non è il caso di congelarsi fermi 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 fermi. Eh, a te interessa quella bancarella, cara, ma a te no. Quindi diamoci una mossa, ragazzi. Direi che dobbiamo proprio assolutamente sbrigarci perché c'è una bancarella interessante. E visto che noi dobbiamo comprare 10, cioè, collezionare 10 oggetti, perché non approfittarne magari acquistandone qualcuno lì? Cara, se ce, se ce la fai, mi fai veramente un piacere, guarda. Perfetto. Livello 3, ragazzi, obiettivo della giornata raggiunto. Occupati del tavolo? Ma come occupati del tavolo? Ragazzi, ma stiamo scherzando? No, non abbiamo fatto in tempo. Eh sì, abbiamo fatto in tempo. Vieni qui, tesoro, fai la presentazione garbata. Prima che questa tizia ci muori congelata, per favore. Ma è proprio il suo look. Cioè, il suo colore naturale, cara Federica, questo? Mmm. Non lo so, sembra un. abbia un colorito strano. Anche lei, vedo, è eh, abbinatissima. Complimenti. Sicuramente faceva coppia con quell'altro, ragazzi. Anche se l'altro era conciato veramente peggio. Allora, sarebbe carino acquistare 10 di questi. Quindi prova a venire qui, dai. Dati una mossa, tesoro, che sta arrivando praticamente. Stiamo a tre giorni dopo il tempo che sei arrivata qua. Allora senti, prova un attimino a. Mm, forse è troppo tardi, ragazzi. Perché effettivamente tesoro, cioè, stavi dall'altra parte del mondo. È eh, ormai è tardi per acquistare qualcosa. Che peccato, arrivederci. Va bene, ma sta roba rimane qui, ragazzi. Cioè, non ho capito, occupati del tavolo. Per capire, cioè, rimane tutto qua. Lei non può acquistare niente, aumenta i prezzi. Oh mio dio, libera il tavolo, libera il tavolo, tesoro. Guarda, libera il tavolo perché. Non lo puoi liberare, però. Prova di nuovo. Eh no, non lo puoi liberare. Non puoi liberare, non puoi acquistare, non puoi fare una pera. Eh, perciò, niente. Uh, non puoi neanche mettere nell'inventario perché non possiedi l'articolo obiettivamente. E quindi a questo punto ragazzi niente da fare. Vieni qua, prova a contrattare. Per quanto vai al lavoro? Fra due giorni e eh, poi goderti ancora un po'. Oh, sta nevicando ragazzi, che è contrattazione spietata Sei fuori di testa, bene, mi fa piacere. Ordina del cibo. Non so neanche cosa sia, però ordina questo. Certo, di mattina, ragazzi, alle la sarà la morte sua proprio. Uh, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Prova a fare una presentazione. Contratta perché no? Troppo imbarazzata. Va bene, ok. Fai una presentazione garbata, però. Però, che nasino, eh? Complimenti. Ha compiuto i passi del suo viaggio culinario. Ok, va bene, tesoro. Il viaggio culinario non ci interessa. Vorrei che acquistassi 10 di questi perché così, uh, ma possiamo comprare qualcosa, ragazzi, ma perché? Ma che tristezza! Ma chi è questo che ci abbraccia? Scusi, ma chi cappero la conosce? Uh, no, ragazzi, non possiamo acquistare, peccato. Peccato perché mi piaceva l'idea. Però ormai, uh, niente da fare, insomma va bene allora ragazzi io direi che a questo punto chi è vedete tutti i turner in giro per il mondo direi che mamma mia fermi tesoro vai a casa madonna mia ragazzi direi che con eh, um, salima che sei in appuntamento con la nostra cara Alexis che è distrutta e se ne torna a casa noi possiamo fermarci qua per questo episodio Uh, mi sono divertita veramente tanto a registrarlo perché mi diverto sempre ragazzi a giocare un po' con i figli di Charlotte Perché comunque è più gioco libero, possiamo fare quello che vogliamo, non siamo costretti a rispettare regole eccetera Quindi è un po' fra virgolette liberatorio giocare ogni tanto, uh, no? In modo da, cioè senza seguire storie, senza seguire regole di challenge, un po' più liberatorio E spero che questo episodio comunque sia piaciuto anche a voi se vi è piaciuto vi invito ragazzi a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali, iscrivetevi e campanelline sempre attive Perché solo con le campanelline attive ragazzi eh, potrete ricevere una notifica nel momento in cui qualcuno di noi pubblica un uh, contenuto nel suo canale Canale, quindi non rischierete mai di perdere appunto ciò che pubblichiamo, ecco ciò che portiamo nei nostri canali. Detto questo, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers e non.